27 è molto noto, ma in genere offuscato dal canto 26, che probabilmente tutti ricordate, lo abbiamo anche letto qui, forse eravamo a Palazzo Malimberni, ma comunque insomma l'abbiamo letto nel nostro viaggio dantesco-legnanese di questi anni, che è il canto di Ulisse. In verità il canto 26 e il canto 27 sono un dittico. Noi non ci occuperemo di Ulisse, che però terremo in sottofondo, e ci occuperemo appunto di Guido da Montefeltro. I due canti, il 26 e il 27, sono entrambi quindi ambientati nel regno della lupa, siamo nei cerchi più sprofondati e infondati dell'inferno, siamo nel regno della lupa. Voi vi ricordate che in qualche modo le tre belve che Dante ha incontrato all'inizio del primo canto, la lonza, il leone e la lupa, dominano le zone dell'inferno. La lonza è l'animale dell'incontinenza, il leone è l'animale delle emozioni incontrollate, della violenza, e la lupa invece è l'animale della cupiditas, della cupidigia, dell'accumulo, del primo capitalismo e della mente perversa. E l'ottavo e il nono cerchio sono i cerchi della lupa, così attuale oggi, quando tutto ormai è diventato monetizzato, tutto è diventato fiorino, il maledetto fiore. Ecco, quindi noi siamo all'interno delle zone più tenebrose dell'inferno. Ecco, è importante ricordarsi che in queste zone è proprio l'uso di una mente perversa. La lupa rappresenta anche questo. La lupa è una cattiva maestra per antonomasia. È la cattiva maestra che ancora noi seguiamo, è l'idolo in qualche modo che si sostituisce al mistero e al divino. E qui al centro appunto i consiglieri fraudolenti, la frode è un'altra parola chiave di questi canti. L'ottavo, le malebolge sono regno della frode, il nono cerchio è il regno del tradimento, frode e tradimento. Capite perché entra la mente? Non è l'accesso d'ira del leone, che magari fa fare uno sproposito, ma il pensare scientemente a un piano malvagio e distruttivo. Questo è un potere della mente. È poter scrivere il lavoro vi rende liberi e far entrare le persone alla morte. È questo, in qualche modo. È esportare la democrazia e distruggere gli stati. E questo la lupa, la mente, cioè non è qualcosa che è fatto dall'istinto, ma è qualcosa che è perversamente pensato.